Siamo con Gianni Alemanno, il segretario dei sovranisti, oggi qui a Reggio Calabria per appoggiare la candidatura di Tilde Minasi e spiegare un attimo l'asse con la Lega di Salvini. Non più Lega Nord, hanno detto Lega, si può dire Lega Italia. Per Matteo Salvini prego. Io credo che Salvini abbia fatto un mezzo miracolo, abbia fatto una grande operazione politica. A lui ha preso la Lega di Bossi, che stava al 4%, che aveva gli scandali di Pensito e così via, l'ha presa che stava morendo e l'ha rigenerata, abbandonando la logica secessionista. Oggi la Lega non è più Nord, ha cancellato con lo statuto la Padania, la secessione, non c'è nulla di tutto questo. È una forza politica nazionale che crede nel federalismo, che mette insieme la sovranità nazionale e il federalismo. Ecco, questa Lega secondo noi può avere un grande riscontro al sud, per tanti motivi. Il primo motivo è perché è stata l'unica forza politica che non ha mai sottoscritto o votato per nessun governo tecnico e larghe intese. Quindi è la migliore garanzia che non ci siano larghe intese o inciuci con la sinistra. Secondo tema, perché oggi il sud non ha bisogno di clientelismo o di assistenzialismo, ma bisogna di maggiore autonomia. Con l'autonomia si può rimettere tutto questo. Il Movimento Nazionale per la Sovranità è nato quasi da poco più di un anno, dalla fusione con Rifondazione Nazionale e la destra. Ci puoi spiegare quali saranno adesso i programmi in questo cammino comune con la Lega? Allora, il futuro qual è? Innanzitutto noi ovviamente abbiamo come slogan superiore questa elezione, noi vogliamo far vincere un centro-destra unito. All'interno del centro-destra vogliamo che la Lega sia la prima forza politica. Poi all'indomani di queste elezioni decideremo cosa fare. Dipenderà se la Lega vuole creare un grande partito che accolga tutte le energie che sono avvicinate in queste elezioni. Ricordo che non solo Moro, ma anche il Partito Liberale, il Partito Salvo Nazione, l'UGL, lo storico sindacato di destra, sono vicini con la Lega e tante altre forze. Quindi si capirà se la Lega vuole fare da queste forze un unico grande partito o se preferisce mantenere come adesso la società confederale. Noi, se questa sarà la scelta, siamo pronti ad andare avanti con le nostre gambe. Abbiamo fatto ben 11 candidature in questa elezione, in quanto la Tilde Minasi, e quindi sostanzialmente contiamo anche le parlamentari di riferimento. Quindi siamo aperti a una successiva aggregazione, però questo poi vedremo dal punto di vista organizzativo come farlo, anche per evitare quella fusione a freddo che già non funziona nei tempi di ieri. Abbiamo toccato adesso l'argomento di Tilde Minasi, candidata al Senato. Ecco, oggi ha rivendicato il fatto di non aver mai cambiato casacca, di poter essere accusata di questo. Tu sei qui a dimostrazione che il movimento appoggia in toto. Come vedi questa candidatura di Tilde? Tilde è stata candidata proprio per richiesta dal Movimento Nazionale ed è di fatto la capolista in Calabria, al Senato, perché c'è come prima lista c'è Salvini, ma Salvini è candidato in altre cinque realtà e quello di Tilde è la vera capolista. E per noi è un fatto molto importante, non solo per una finissima, come è stata definita, ma anche perché sono radicata nel territorio con grande esperienza di cioè il tipo di persona necessaria per garantire la presenza della Calabria a Roma del Parlamento nazionale, cioè ci vuole bisogno di persone radicate nel territorio e con esperienza, proprio come Tilde Minasi. In più aggiungo che noi dobbiamo fare in modo che la nostra presenza, la presenza degli ambienti della destra che hanno fatto tanta militanza, tante battaglie al sud, siano un po' il garante di cosa svolta la Lega. Noi dobbiamo dimostrare che c'è una classe dirigente nel territorio che si pone come garanzia che il sud sarà valorizzato da questo concetto politico fino in fondo. Quindi dal punto di vista della candidatura di determinati è doppiamente importante. Perfetto, ultima domanda, poi ti lasciamo che hai l'aereo e qui sappiamo che i collegamenti per il momento da noi non funzionano assolutamente, o meglio sono molto, come dire, siamo in deficit strutturale. Hai parlato di Europa, hai detto che noi siamo europeisti, però l'Europa va onestamente rinegoziata. Tu sei stato ministro all'agricoltura, se non sbaglio, e hai parlato di un Bruxelles dove praticamente si cerca di far prevalere ognuno degli interessi economici. Come la disegnerete l'Europa? Ma che di campo di Remo, dove al di là delle chiacchiere, al di là delle retoriche buoniste, ogni ministero, ogni commissario della Commissione europea fa gli interessi nazionali. E
e oggi abbiamo uno squilibrio dell'Europa fuori da Germania. Oggi la Germania ha detenuto le regole, addirittura la Germania impone la stessa politica economica che va bene la Germania, impone anche l'Italia, dove invece è un disastro. Noi abbiamo uno dei motivi per cui siamo ancora in crisi economica, abbiamo tante disoccupazioni e anche i vincoli dell'austerità di Bruxelles imposti dalla Germania. Quindi bisogna andare in Europa a schiena avanti, dritta, senza farsi gestionare, senza andare a fare i fini della classe, ma facendo in modo di difendere i nostri diritti. E per fare questo bisogna rinegoziare tutti i trattati, bisogna cancellare il fiscal compact che distrugge l'economia italiana, bisogna andare lì a dire noi siamo contributori netti, noi ogni anno abbiamo 7 miliardi d'Europa, in cambio che ci date? Oltre i vincoli e altri problemi che ci create, cosa ci date in cambio? Quindi da questo punto di vista dobbiamo rinegoziare tutto. E la Lega, su questo punto di vista, è chiarissima. E tutto il centro-destra ha detto con chiarezza che prima c'è la sovranità nazionale, poi ci sono i trattati di Bruxelles. Ringraziamo Gianni De Manno, grazie e speriamo di vedere presto ancora qui a Reggio Calabria.